da Vittorio e benvenuti a Good Morning Lazio di venerdì 1 marzo. Stasera partita importantissima per la Lazio, cioè Lazio-Milan, partita che per molti può rappresentare l'ultima spiaggia, l'ultima chance per inseguire il treno Champions League. Senza dimenticarci che però poi settimana prossima c'è un'altra partita altrettanto importante perché c'è il ritorno di Champions League, Bayern Lazio, la Lazio che, lo sapete benissimo, vinse l'andata allo Stadio Olimpico 1-0. A tal proposito, oggi alle 2 sul mio canale YouTube esce un video dove parlo di importanza di queste due partite, quindi non perdetelo. Prima però di parlare delle ultime notizie dal campo, bisogna dire una cosa, perché ieri ho fatto un video sulle dichiarazioni di Lotito che aveva detto che da giorni non segue la Lazio. Ieri è uscita una mezza smentita. Perché dico mezza? Perché la notizia che riporta l'ANSA è che cita fonti vicino a Lotito. L'ANSA dice fonti vicino a Lotito smentirebbero le dichiarazioni riportate ieri, secondo cui Lotito avrebbe dichiarato che da giorni non segue la Lazio. Allora, la cosa sospetta è che non è stato Lotito stesso o l'ufficio stampa di Lotito a smentire queste dichiarazioni, ma fonti vicino a Lotito. Quando devi smentire una cosa, lo fai direttamente te o c'è un ufficio stampa che lo fa direttamente, mai fonti vicino al personaggio. La mia impressione è che Lotito sia stato disturbato in un momento importante per togliersi dalle scatole questo intervistatore, gli ha detto che semplicemente lui sono giorni che non vede la Lazio. Questo ovviamente ha creato un macello nell'ambito Lazio e lui per provare a ricucire, a risolvere la situazione, ha fatto dichiarare da amici che in realtà non è stato intervistato, eccetera, eccetera. Insomma, ha provato a rimediare, diciamo che le cose non sono andate benissimo, però ci tenevo a riportare la fonte, la notizia, visto che ieri ho fatto un video sulle dichiarazioni preoccupanti di Claudio Lotito. Lotito che poi ha precisato dicendo che secondo lui c'è qualcuno che vuole creare zizzania all'interno dell'ambiente Lazio. Parlando di ambiente Lazio, ieri ci doveva essere una doppia seduta di allenamento in vista della partita contro il Milan di oggi. E invece c'è stata solo una seduta ieri pomeriggio dove la Lazio si è ritrovata a Formello in vista della partita. Praticamente questa settimana la Lazio non si è praticamente mai allenato perché lunedì hai giocato, martedì hai fatto un allenamento di scarico, mercoledì niente e giovedì solo una seduta di allenamento. Ho letto qualche critica sui social al riguardo, devo dire che sicuramente qualcuno può non essere contento perché visto il momento non facile, visto l'andamento non positivo della Lazio, magari qualche allenamento in più sarebbe stato un bel segnale. È anche vero che siamo in un momento della stagione molto complicato, dove si gioca veramente tantissimo. La Lazio in queste 3 settimane non giocherà mai il weekend, ma ha giocato venerdì, lunedì, venerdì, martedì. E quindi Sarri, secondo me, ha optato per dare un po' più di riposo ai giocatori e sperare che questo gli dia più fiducia, più voglia di giocare. Perché Sarri l'ha detto spesso: il problema di questa Lazio è che hanno perso la voglia di divertirsi. Ecco, magari alleggerendo un po' i carichi di lavoro può tornare la voglia di divertirsi. E poi un'altra cosa importante, perché quello che è pesato tantissimo alla Lazio nelle ultime partite sono state le assenze. Nelle ultime partite la Lazio ha perso tanti giocatori, no? Contro la Fiorentina c'era Casale nuovamente titolare, che non era titolare da mesi. Abbiamo avuto problemi, Marusic con la febbre, Provedel con la febbre. A centrocampo eravamo contatissimi perché è tornato Vesino, ma Rovella era ancora out. Anche là davanti, Zaccagni ha giocato ma non stava benissimo e c'erano altri giocatori acciaccati. Ecco, per cui un giorno extra di riposo, un allenamento in meno potrebbe aver dato spazio ai giocatori acciaccati di recuperare, di magari svolgere un allenamento fisioterapico in più per recuperare ed essere al massimo, perché ricordiamoci che i prossimi appuntamenti sono quelli più importanti per la Lazio. E quindi che ha detto l'allenamento di Formello di ieri? Che Sarri ha praticamente tutta la rosa a disposizione a parte due giocatori, ovvero Patrick, che non sarà neanche convocato stasera per la partita contro il Milan, ancora alle prese con un problema che non gli consente di allenarsi, e Rovella, che purtroppo è alle prese con la pubalgia. Al medico della Lazio la settimana scorsa
ci aveva detto che stavano facendo un percorso per fare in modo che il giocatore recuperasse in modo definitivo, però insomma questo percorso si sta allungando e anche Rovella diventa un punto interrogativo. Però, a parte questi due giocatori, tutti gli altri sono recuperati. Anche Marusic, che molte fonti lo davano sicuramente out contro il Milan, ieri ha svolto l'allenamento e dovrebbe essere della partita. Discorso simile per Zaccagni e Vesino, che sono rientrati, e Isaksen, che era uscito prematuramente a Firenze per un piccolo problema fisico. Sono rientrate anche fortunatamente i casi di febbre di Provedel e Romagnoli, quindi Sarri ha di nuovo, non dico un'ampia scelta, ma sicuramente una scelta importante. La formazione contro il Milan dovrebbe essere questa, anche se non va dimenticato che magari un pensierino alla partita di Monaco Sarri lo farà e quindi magari qualche turnover in più. Provedel ovviamente in porta. C'è qualche dubbio sugli esterni perché Marusic ha recuperato ma non sta benissimo e quindi potrebbe anche rifiatare per una volta, però in linea di massima la coppia dovrebbe essere Marusic-Lazzari contro il Milan. Coppia centrale, immagino con il ritorno di Hila squalificato contro la Fiorentina, dovrebbe essere di nuovo Hila e Romagnoli coppia difensiva centrale. A centrocampo Vesino chiede una maglia, però io credo che Sarri probabilmente sceglierà ancora Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto. Attenzione perché qua potrebbe cambiare qualcosa in vista della partita di Bayern, magari potrebbe riposare Cataldi che contro la Fiorentina ho visto molto stanco, ma anche Luis Alberto, che sì, ha segnato ma non ha brillato, potrebbe partire da panchina a discapito di Vesino. E poi io mi auguro sempre di rivedere Kamada, ma al momento mi sembra difficile. Novità anche là davanti, perché Zaccagni dovrebbe partire nuovamente titolare. Attenzione perché secondo me Ciro Immobile potrebbe riposare e partire Castellanos titolare, mentre dall'altra parte dovrebbe esserci ancora Felipe Anderson con Isaksen retrocesso in panchina. Questa dovrebbe essere la formazione della Lazio per stasera. Nel Milan c'è un grande dubbio perché Theo Hernandez, che molti danno informazione, in realtà ieri ha avuto un problema e quindi potrebbe saltare la trasferta di Roma. Altrimenti la formazione dovrebbe essere Magnani in porta, Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Chiari e Gabbia i difensori centrali, Adil, Benasere, Pulisic e Loftus-Cheek a centrocampo, Leao e Giroud là davanti. Insomma, un Milan che ha praticamente recuperato tutti. Ripeto, c'è il dubbio Theo Hernandez che ieri ha avuto un piccolo problemino. Vedremo se Pioli lo rischierà, se Pioli lo farà partire dal primo minuto. Insomma, partita difficile, partita complicata. Il Milan è vero, magari non è andato benissimo nelle ultime settimane, ma sembra una squadra che sta ritrovando le migliori intenzioni, sta trovando le migliori giocate. Da segnalare che Isai ha parlato ieri alla vigilia della partita, ha detto che serve aria positiva nell'ambiente Lazio dopo queste prestazioni un po' poco positive, un po' di positività servirebbe per il gruppo e che lui spera di restare qui a Roma anche l'anno prossimo con Maurizio Sarri. Quindi vedremo se il sogno di Isai si realizzerà. Da segnalare che da oggi saranno in vendita i biglietti per il derby di ritorno. Roma-Lazio in programma il 7 aprile. Ovviamente la Lazio giocherà fuori casa e da oggi sul sito della Roma saranno in vendita i biglietti. Quindi se avete intenzione di comprare il biglietto per il derby, sapete dove andare e che da oggi è disponibile. E chiudiamo con una notizia perché Ballardini sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio definitivo, già ieri c'era stato l'accordo. Ballardini torna ad allenare dopo l'esperienza contro la Cremonese, riparte da Sassuolo che obiettivamente sta andando malissimo e dopo la batosta contro il Napoli, veramente sembra una situazione molto preoccupante. Secondo voi Ballardini cosa farà? È una grande chance per Ballardini perché di solito ha sempre allenato squadre in lotta per la salvezza. Sassuolo non è proprio in lotta per la salvezza. Ovvio che l'obiettivo minimo è la salvezza, ma insomma, Sassuolo può ambire sicuramente a qualcosa di più. Questa è l'ultima notizia di oggi di Good Morning Lazio. Vi ricordo alle 2 un video. E poi il video in serata dopo Lazio Milan. Incrociamo le dita. Speriamo di divertirci oggi allo stadio. A domani. A dopo.